Buongiorno da Sara Fornari, siamo collegati in diretta con la Sala Clementina del Palazzo Apostolico per seguire l'udienza del Santo Padre. Buongiorno da Sara Fornari, siamo collegati in diretta con la Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano per seguire in diretta l'udienza del Santo Padre ai partecipanti al primo congresso Child Dignity in the Digital World, la dignità del minore nel mondo digitale, un convegno promosso e organizzato dal Centro per la Protezione dei Minori presso la Pontificia Università Gregoriana che si svolge dal 3 ottobre e che si conclude appunto oggi. Il Santo Padre appunto incontra questo convegno, i partecipanti a questo convegno che riunisce specialisti della rete, specialisti della ricerca sull'abuso dei minori che vengono da tutti i paesi, quindi un congresso internazionale e interdisciplinare. Sono qui riuniti scienziati, ricercatori, impegnati appunto nel contrastare l'abuso dei minori in rete e quindi, ecco, è entrato il Santo Padre, ci prepariamo ora a ascoltare l'intervento che sarà rivolto al Santo Padre e poi la dichiarazione che è stata redatta appunto e che sarà consegnata oggi a Papa Francesco. Beatissimo Padre, la ringraziamo di cuore per la benevolenza con cui ha accolto di ricevere in questa udienza i partecipanti al congresso internazionale Child Dignity in the Digital World. Questa iniziativa del Centro per la Protezione dei Minori della Pontificia Università Gregoriana ha avuto la collaborazione attiva e indispensabile di diversi partners e sostenitori e dell'espressione del nostro profondo impegno nella difesa della dignità dei minori, anche nel campo specifico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Siamo felici di essere riusciti a coinvolgere nelle discussioni degli ultimi 3 giorni esperti di altissimo livello provenienti da aree molto diversificate, rappresentanti del mondo universitario, della politica, delle religioni, delle aziende tecnologiche, delle forze di sicurezza e molteplici organizzazioni della società civile. Le tecnologie digitali abbattono confini, rendono immediata la comunicazione, ci avvicinano e ci permettono di aver cura gli uni degli altri. Però sono anche occasione di sfruttamento e di oltraggio alla dignità dei più deboli e indifesi, in modo particolare dei minori. Davanti alle sfide del mondo digitale che non conosce confini, e in situazioni dove spesso il diritto si sente impotente, è indispensabile la collaborazione internazionale e interdisciplinare nella difesa intransigente della dignità dei minori. Siamo fiduciosi che abbiamo compiuto un passo importante in questo processo di collaborazione, che è nostro fermo proposito continuare ad approfondire e sviluppare. Ci sentiamo incoraggiati, Santità, dalla sua azione e dalle sue parole in difesa dei bambini, afflitti da tanti mali quali guerre e povertà, ma anche esposti alle nuove sfide dell'età digitale, come ad esempio le varie forme di sfruttamento a scopo sessuale. Personalmente mi colpiscono le parole che lei ha usato nella lettera indirizzata ai vescovi il 28 dicembre 2016
festa dei Santi Innocenti Martiri. In quella occasione lei appellava al coraggio che genera dinamiche capaci di prendere coscienza della realtà che molti dei nostri bambini oggi stanno vivendo, e ci chiedeva di garantire loro le condizioni necessarie perché la loro dignità di figli di Dio sia non solo rispettata, ma soprattutto difesa. E aggiungeva ancora questo appello: non lasciamo che rubino loro la gioia. È proprio questo, santità, il nostro impegno. Adesso le chiediamo di poter presentare ciò che abbiamo chiamato la Dichiarazione di Roma, per la quale chiediamo il suo sostegno e la sua preghiera. Essa sarà illustrata da una giovane che rappresenta le generazioni che crescono con i nuovi media. La dichiarazione è stata preparata in occasione del nostro congresso, è stata adottata dai partecipanti e vuole esprimere l'impegno comune per un mondo, anche digitale, che sia più sicuro per i minori e non solo. Dopo questa presentazione saremo molto lieti di ascoltare le parole che vorrà rivolgerci e di ricevere la sua benedizione. Holy Father, I am honored to present to you the Declaration of Rome, adopted by the participants in the First World Congress, Child Dignity in the Digital World, convened this week at the Pontifical Gregorian University. I offer this historic document to you on behalf of millions of young people around the world who need information and far more protection from the risks of sexual and other forms of abuse on the internet. Using your own words, we believe that a society can be judged by the way it treats its children. Every child has the right to dignity and safety. Yet millions of children are being abused and exploited all over the world. Technology, which has changed our lives in so many positive ways, is also being used in the growing exploitation of children. Today, content that is increasingly extreme and dehumanizing is available literally at children's fingertips. The proliferation of social media, which has produced dramatic increases in communications, has also resulted in cyberbullying, harassment, and sextortion. Vast numbers of sexual abuse images of children and youth are available online and continue to grow unabated. Online pornography is impacting the malleable minds of young children. We embrace the vision of an internet accessible by all people. However, we believe the constitution of this vision must recognize the unwavering value of protecting all children. The challenges are enormous, but our response must not be gloom and dismay. We must work together to seek positive, empowering solutions for all. We must ensure that all children have safe access to the internet to enhance their education, communications, and connections. Technology companies and governments must continue to innovate to better protect children. We must also awaken families, neighbors, communities around the world, and children themselves to the reality of the internet's impact upon children. Important work is being done by the Center for Child Protection at the Pontifical Gregorian University, by the We Protect Global Alliance, which unites 70 nations, 23 technology companies, and many international organizations in this mission, and by the UN Global Partnership to End Violence Against Children. This is a problem that cannot be solved by one nation or one company or one faith acting alone.
It is a global problem that requires global solutions. It requires that we build awareness and that we mobilize action from every government, every faith, every company, and every institution. In this era of the internet, the world faces unprecedented challenges if it is to preserve the rights and dignity of children and protect them from abuse and exploitation. These challenges require new thinking and approaches, heightened global awareness, and inspired leadership. For this reason, the Declaration of Rome appeals to everyone to stand up for the protection of the dignity of children. Eminenza, signor Presidente del Senato, signora Ministro, eccellenze, magnifico Rettore, signori ambasciatori, distinte autorità, professore, signori e signori. Ringrazio il Rettore dell'Università Gregoriana, padre Nuno da Silva Gonsalves, e la ragazza rappresentante dei giovani per le loro cortesi e interessanti parole di introduzione a questo nostro incontro. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza di questa mattina, per avermi comunicato i risultati del vostro lavoro e soprattutto per aver condiviso le vostre preoccupazioni e il vostro impegno per affrontare insieme in favore dei minori di tutto il mondo, un problema nuovo e gravissimo, caratteristico del nostro tempo, un problema che non era ancora stato studiato e discusso collegialmente, con il concorso di tante competenze e figure di responsabilità diverse, come avete voluto fare in questi giorni. Il problema della protezione efficace della dignità dei minori nel mondo digitale. Il riconoscimento e la difesa della dignità della persona umana è principio e fondamento di ogni retto ordine sociale e politico, e la Chiesa ha riconosciuto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come una vera pietra miliare sulla via del progresso dell'umanità. Nella stessa linea, ben consapevole che i fanciulli sono fra i primi a dover ricevere attenzione e protezione, la Santa Sede ha salutato con favore la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e ha aderito alla relativa convenzione e ai due protocolli facoltativi. La dignità e i diritti dei fanciulli devono infatti essere protetti dagli ordinamenti giuridici come beni estremamente preziosi per tutta la famiglia umana. E su questi principi ci ritroviamo quindi pienamente e saldamente concordi, e sulla base di essi dobbiamo essere anche operare concordemente. Dobbiamo farlo con decisione e con vera passione, guardando con tenerezza a tutti i bimbi che vengono al mondo, ogni giorno e sotto ogni cielo, bisognosi anzitutto di rispetto, ma anche di cura e di affetto per poter crescere in tutta la meravigliosa ricchezza della loro potenzialità. La Scrittura ci parla della persona umana creata da Dio a propria immagine. Quale affermazione più forte si può fare sulla sua dignità? Il Vangelo ci parla dell'affetto e dell'accoglienza di Gesù per i bambini, che egli prende fra le braccia e benedice, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli.
E le parole più dure di Gesù sono proprio per chi dà scandalo ai piccoli. Conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Dobbiamo dunque dedicarci alla protezione della dignità dei minori con tenerezza, ma anche con grandissima determinazione, contrastando con tutte le forze quella cultura dello scarto che oggi si manifesta in molti modi a danno soprattutto dei più deboli e dei più vulnerabili, come sono appunto i minori. Viviamo un mondo nuovo che quando eravamo giovani non avremmo neppure potuto immaginare. Lo definiamo con due semplici parole: mondo digitale, digital world. Ma è il frutto di uno straordinario impegno della scienza e della tecnica che ha trasformato in pochi decenni il nostro ambiente di vita e il nostro modo di comunicare e di vivere, e sta trasformando in un certo senso il nostro stesso modo di pensare e di essere, influendo in profondità sulla percezione delle nostre possibilità e della nostra identità. Da una parte ne siamo come ammirati, affascinati per le potenzialità bellissime che ci apre, dall'altra suscita in noi timore e forse paura quando vediamo la rapidità di questo sviluppo, i problemi nuovi e non previsti che ci pone, le conseguenze negative, quasi mai volute eppure reali, che porta con sé. Giustamente ci domandiamo se siamo capaci di guidare i processi che noi stessi abbiamo messo in moto, se non ci stiamo sfuggendo di mano, se stiamo facendo abbastanza per tenerli sotto controllo. E questa è la grande domanda esistenziale dell'umanità di oggi, di fronte a diversi aspetti della crisi globale, che è insieme ambientale, sociale, economica, politica, morale e spirituale. Voi vi siete riuniti, rappresentanti di diverse discipline scientifiche, di diversi campi di impegno operativo nelle comunicazioni digitali, nelle leggi e nella politica, proprio perché siete coscienti della serietà di queste sfide connesse al progresso scientifico-tecnico e con lungimiranza avete concentrato la vostra attenzione su quella sfida che probabilmente è la più cruciale di tutte per l'avvenire della famiglia umana: la protezione della dignità dei giovani, della loro crescita sana, della loro gioia e della loro speranza. Sappiamo che oggi i minori sono più di un quarto degli oltre 3 miliardi di utilizzatori di Internet. E questo vuol dire che oltre 800 milioni di minori navigano nella rete. Sappiamo che nella sola India, nell'arco di 2 anni, oltre 500 milioni di persone avranno accesso alla rete e la metà di esse saranno minori. Che cosa trovano nella rete? E come sono considerati da chi in diversi modi ha potere sulla rete? Dobbiamo avere gli occhi aperti e non nasconderci una verità che è spiacevole e non vorremmo vedere. Del resto, non abbiamo forse capito abbastanza in questi anni che nascondere la realtà degli abusi sessuali è un errore gravissimo e fonte di tanti mali? Allora guardiamo la realtà come l'avete guardata voi in questi giorni. Nella rete dilagano fenomeni gravissimi: la diffusione di immagini pornografiche sempre più estreme, perché con l'assuefazione si alza la soglia di stimolazione; il crescente fenomeno
del sexting fra giovani e le ragazze che usano i social media, il bullismo che si esprime sempre più online ed è vera violenza morale e fisica contro la dignità degli altri giovani, la sextortion, l'adescamento dei minori a scopo sessuale tramite la rete è ormai un fatto di cui le cronache parlano continuamente, per arrivare fino ai crimini più gravi e spaventosi dell'organizzazione online del traffico delle persone, della prostituzione, perfino dell'ordinazione e della visione indiretta di stupri e violenze su minori commesse in altre parti del mondo. La rete ha perciò un suo aspetto oscuro e delle sue regioni oscure, la darknet, dove il male trova modi sempre nuovi e più efficaci, persuasivi e capillari per agire ed espandersi. La vecchia diffusione della pornografia a mezzo stampa era un fenomeno di piccole dimensioni rispetto a ciò che sta avvenendo oggi in misura rapidamente crescente attraverso la rete. Di tutto questo avete parlato con chiarezza, in modo documentato e approfondito, e ve ne siamo grati. Di fronte a tutto ciò restiamo certamente inorriditi, ma purtroppo restiamo anche disorientati. Come sapete bene e ci insegnate, caratteristica della rete è proprio la sua natura globale che copre il pianeta superando ogni confine, diventando sempre più capillare, raggiungendo dovunque ogni genere di utilizzatore, anche i bambini, tramite dispositivi mobili sempre più agili e maneggevoli. Perciò oggi nessuno al mondo, nessuna autorità nazionale da sola si sente capace di abbracciare adeguatamente e di controllare le dimensioni e lo sviluppo di questi fenomeni che si intrecciano e si collegano con altri problemi drammatici connessi alla rete, come i traffici illeciti, la criminalità economica e finanziaria, il terrorismo internazionale. Anche dal punto di vista educativo ci sentiamo disorientati, perché la rapidità dello sviluppo mette fuori gioco le generazioni più anziane, rendendo difficilissimo o quasi impossibile il dialogo fra le generazioni e la trasmissione equilibrata delle norme e della saggezza di vita acquisita con l'esperienza degli anni. Ma non dobbiamo lasciarci dominare dalla paura, che è sempre cattiva consigliera, e nemmeno lasciarci paralizzare dal senso di impotenza che ci opprime di fronte alle difficoltà dei compiti. Siamo invece chiamati a mobilitarci insieme, sapendo che abbiamo bisogno gli uni degli altri per cercare e trovare le vie e gli atteggiamenti concreti per dare risposte efficaci. Dobbiamo aver fiducia che è possibile allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, di riorientarla e di metterla al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. Perché questa mobilizzazione sia efficace, vi invito a constatare decisamente alcuni possibili errori di prospettiva. Mi limito a indicarne tre. Il primo è sottovalutare il danno che viene fatto ai minori dai fenomeni prima ricordati. La difficoltà
di arginarli, ci può indurre nella tentazione di dire: in fondo la situazione non è poi così grave. Ma i progressi della neurobiologia, della psicologia, della psichiatria portano invece a rilevare l'impatto profondo delle immagini violente e sessuali sulle menti malleabili dei bambini, a riconoscere i disturbi psicologici che si manifestano nella crescita delle situazioni e i comportamenti di dipendenza, di vera schiavitù, conseguenti all'abuso del consumo di immagini provocanti e violente. Sono disturbi che incideranno pesantemente sull'intera vita dei bambini di oggi. E qui mi sia permesso di fare un'osservazione. Giustamente si insiste sulla gravità di questi problemi per i minori, ma di riflesso si può sottovalutare o cercare di far dimenticare che esistono anche problemi per gli adulti, che il limite di distinzione fra minore e la maggiore età è necessario per le normative giuridiche, ma non è sufficiente per affrontare le sfide, perché la diffusione della pornografia sempre più estrema e degli altri usi impropri della rete non sono causa di disturbi, dipendenze e gravi danni anche fra gli adulti, ma incide effettivamente anche sull'immaginario dell'amore e sulle relazioni tra i sessi. E sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso della rete dilaga fra gli adulti sia più capace di proteggere efficacemente i minori. Secondo errore è pensare che le soluzioni tecniche automatiche, i filtri costruiti in base ad algoritmi sempre più raffinati per identificare e bloccare la diffusione dell'immagine abusive e dannose siano sufficienti per fronteggiare i problemi. Certamente si tratta di misure necessarie. Certamente le imprese che mettono a disposizione di milioni di persone social media e strumenti informatici sempre più potenti, capillari e veloci devono investire in ciò una parte proporzionalmente considerevole dei loro grandi proventi economici. Ma è anche necessario che all'interno stesso della dinamica dello sviluppo tecnico la forza dell'esigenza etica sia sentita dai suoi attori e protagonisti con molto maggiore urgenza in tutta la sua ampiezza e nelle sue diverse implicazioni. E qui ci troviamo a fare i conti con il terzo possibile errore di prospettiva, che consiste nella visione ideologica e mitica della rete come regno della libertà senza limiti. Giustamente sono presenti fra voi anche rappresentanti di chi deve fare le leggi e di chi deve farle osservare a garanzia e tutela del bene comune e delle singole persone. La rete ha aperto uno spazio nuovo e larghissimo di libera espressione e scambio delle idee e dell'informazione. È certamente un bene, ma, come vediamo, ha anche offerto strumenti nuovi per attività illecite e orribili e, nel campo di cui ci occupiamo, per l'abuso e l'offesa della dignità dei minori, per la corruzione delle loro menti e la violenza sui loro corpi. Qui non si tratta di esercizio di libertà, ma di crimini contro cui bisogna procedere con intelligenza, determinazione, allargando la collaborazione dei governi e delle forze dell'ordine a livello globale. Come globale è diventata la rete. Di tutto questo avete discusso fra voi
e nella dichiarazione che poco fa mi avete presentato, avete indicato diverse delle direzioni in cui va promossa la collaborazione concreta fra tutti gli attori chiamati a impegnarsi per affrontare la grande sfida della difesa della dignità dei minori nel mondo digitale. Appoggio con molta decisione e con slancio gli impegni che vi assumete. Si tratta di risvegliare la consapevolezza della gravità dei problemi, di fare leggi adeguate, di controllare gli sviluppi della tecnologia, di identificare le vittime e perseguire i colpevoli di crimini, di assistere i minori colpiti per riabilitarli, di aiutare gli educatori e le famiglie a svolgere il loro servizio, di essere creativi nell'educazione dei giovani a un adeguato uso di Internet che sia sano per loro stessi e per gli altri minori, di sviluppare la sensibilità e la formazione morale, di continuare la ricerca scientifica in tutti i campi connessi con questa sfida. Giustamente esprimete l'auspicio che anche i leader religiosi e le comunità di credenti partecipino a questo sforzo comune, mettendo in campo tutta la loro esperienza, la loro autorevolezza e capacità educativa e di formazione morale e spirituale. In effetti, solo la luce e la forza che vengono da Dio ci possono permettere di affrontare nuove sfide. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, voglio assicurare la sua disponibilità e il suo impegno. Come tutti sappiamo, la Chiesa Cattolica negli anni recenti è diventata sempre più consapevole di non aver provveduto a sufficienza al proprio interno alla protezione dei minori. Sono venuti alla luce fatti gravissimi di cui abbiamo dovuto riconoscere la responsabilità di fronte a Dio, alle vittime e alla pubblica opinione. Proprio per questo, per le drammatiche esperienze fatte e per le competenze acquisite dell'impegno di conversione e purificazione, la Chiesa sente oggi un dovere particolarmente grave di impegnarsi in modo sempre più profondo e lungimirante per la protezione dei minori, la loro dignità, non solo al suo interno, ma in tutta la società e in tutto il mondo. E ciò non da sola, perché evidentemente insufficiente, ma dando la propria collaborazione fattiva e cordiale a tutte le forze e le componenti della società che si vogliono impegnare nella stessa direzione. In questo senso, essa aderisce all'obiettivo di porre fine all'abuso, allo sfruttamento, al traffico e ad ogni forma di violenza e di tortura nei confronti dei minori, enunciato dalle Nazioni Unite nell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030. In moltissime occasioni e in tanti paesi diversi i miei occhi incontrano quelli dei bambini, poveri e ricchi, sani e malati, gioiosi e sofferenti. Essere guardati dagli occhi dei bambini è un'esperienza che tutti conosciamo e che ci tocca fino in fondo al cuore e che ci obbliga anche a un esame di coscienza. Che cosa facciamo noi perché questi bambini possano guardarci sorridendo e conservino uno sguardo limpido, ricco di fiducia e di speranza? Che cosa facciamo perché non venga rubata loro questa luce, perché questi occhi non vengano turbati e corrotti da ciò che incontreranno nella rete, che sarà parte integrante e importantissima del loro ambiente di vita? Lavoriamo dunque insieme per avere sempre il diritto, il coraggio e la gioia di guardare negli occhi
i bambini del mondo. Grazie. Era questo il discorso del Santo Padre ai partecipanti al congresso Child Dignity in the Digital World, la dignità del minore nel mondo digitale, un congresso internazionale e interdisciplinare che si conclude oggi in Vaticano, appunto sulla contrasto all'abuso dei minori in rete. Vediamo ora i saluti al Santo Padre, in questo momento il ministro Fedeli, un discorso molto forte e molto articolato che ha seguito alla sintesi di una dichiarazione, la dichiarazione di Roma che mette proprio a punto i passaggi fondamentali delineati da questo congresso per tutelare i minori nel mondo digitale. Un congresso che riunisce specialisti della rete, del web, delle grandi aziende, Interpol, polizia, specialisti impegnati appunto nel contrasto e nella ricerca sugli abusi e gli abusatori in rete. Ha detto il Santo Padre, un problema che non era ancora stato studiato e discusso collegialmente come si fa in questo congresso, con il concorso di tante competenze e figure di responsabilità diverse. E il Papa ha puntato il dito contro appunto la pornografia in rete che danneggia per tutta la vita i minori, numeri enormi quelli che sono riportati, che sono stati riportati nel corso di questo congresso. 800 milioni di minori navigano nella rete e questi minori sono esposti a rischio laddove non si usano gli strumenti adeguati. Il Papa ha richiamato anche le aziende, i grossi network, e a mettere non solo in campo le soluzioni tecniche necessarie, ma ha richiamato soprattutto all'esigenza etica, l'attenzione etica. Ha detto la forza dell'esigenza etica sia sentita dagli attori dello sviluppo tecnico e dai protagonisti di questo sviluppo, appunto per mettere in campo le soluzioni migliori. È uno spazio nuovo e larghissimo, quello aperto dalla rete, uno spazio di libera espressione, diceva il Papa, che però ha aperto anche la strada ad attività illecite, orribili, nel campo di cui ci occupiamo, per l'abuso e l'offesa alla dignità dei minori. Il Papa dice: qui non si tratta di esercizio di libertà, ma di crimini contro cui bisogna procedere con intelligenza e determinazione, allargando la collaborazione dei governi e delle forze dell'ordine a livello globale, come globale è diventata la rete. Un altro passaggio importante di questo discorso: la Chiesa sente oggi un dovere particolarmente grave di impegnarsi in modo sempre più profondo e lungimirante per la protezione dei minori e la loro dignità, ha detto il Pontefice, non solo al suo interno ma in tutta la società e in tutto il mondo, e ciò non da sola, perché evidentemente insufficiente, ma dando la propria collaborazione fattiva e cordiale a tutte le forze e le componenti della società che si vogliono impegnare in questa direzione. E il Pontefice ha parlato anche della pornografia in rete, non solo come grave rischio per i minori, ma anche per gli adulti. Qui mi si è permesso di fare un'osservazione, ha detto Francesco, giustamente si insiste sulla gravità di questi problemi per i minori, ma di riflesso si può sottovalutare o cercare di far dimenticare che esistono anche problemi per gli adulti e che il limite di distinzione fra la minore e la maggiore età è necessario per le normative giuridiche, ma non è sufficiente per affrontare le sfide. Perché la diffusione della pornografia sempre più estrema e degli altri usi impropri della rete non solo causa disturbi, dipendenze, gravi danni anche fra gli adulti, ma incide effettivamente anche sull'immaginario dell'amore e sulle relazioni tra i sessi. E una frase molto netta e molto forte, ha detto Francesco, sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso nella rete dilaga fra gli adulti sia poi capace di proteggere efficacemente i minori.
Il Pontefice è anche passato in rassegna, ha nominato alcuni fenomeni che dilagano nella rete, appunto legati all'uso delle immagini pornografiche, e poi ha fatto riferimento alla darknet, cioè all'aspetto più oscuro, alle zone più oscure del web, quelle che non sono accessibili ai normali utenti, dove il male, ha detto il Papa, trova modi sempre più nuovi e più efficaci, pervasivi e capillari per agire ed espandersi. La vecchia diffusione della pornografia a mezzo stampa era un fenomeno di piccole dimensioni rispetto a ciò che sta avvenendo oggi in misura rapidamente crescente attraverso la rete. Di tutto questo avete parlato con chiarezza, in modo documentato e approfondito, e ve ne siamo grati. Il Pontefice inoltre ha incoraggiato appunto a non farsi frenare dalla paura, che è sempre una cattiva consigliera, e neanche a lasciarsi paralizzare dal senso di impotenza che ci opprime di fronte alla difficoltà di questo compito. Siamo chiamati a mobilitarci insieme, sapendo che abbiamo bisogno gli uni degli altri per cercare e trovare le vie e gli atteggiamenti corretti per dare risposte efficaci. Dobbiamo avere fiducia che è possibile. Dobbiamo avere fiducia che è possibile allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà umana è capace di limitare la tecnica, riorientarla e metterla al servizio di un altro tipo di progresso più sano, più umano, più sociale e più integrale. Ed era questa nel discorso una citazione della enciclica Laudato Si. Ancora in corso i saluti ai partecipanti a questo congresso, lo ricordo, internazionale, interdisciplinare, che ha riunito appunto gli specialisti del contrasto all'abuso della dignità dei minori nella rete. E ricordo che siamo in diretta dalla Sala Clementina, questa è la conclusione dell'udienza del Santo Padre a questo congresso che si è svolto alla Gregoriana in questi giorni, dal 3 al 6 ottobre, su questo fenomeno, sulla dignità del minore nel mondo digitale, dicevamo sul fenomeno anche soprattutto sull'abuso dei minori in rete.